Il film inizia la vigilia della festa della Bastiglia a Parigi. Michael Mason, un truffatore americano, deruba diverse persone dai loro portafogli, mentre una donna cammina nuda tra la folla. Più tardi si scopre che la donna e Michael lavoravano insieme. Lui la paga per aver distratto l'attenzione della gente e poi salgono sul treno. Lui nota che la polizia entra ed esce dal treno senza dire nulla alla donna. Successivamente incontriamo l'agente della CIA Sean Breyer, che viene interrogato dopo il fallimento di una missione a cui stava lavorando. L'azione si sposta su un uomo che inserisce un esplosivo in un orsacchiotto. Dice alla sua fidanzata Zoe di mettere l'orsacchiotto all'interno di un ufficio, nella sede del Partito Nazionalista francese. L'ufficio dovrebbe essere vuoto, quindi l'esplosione serve solo a mandare un messaggio e Michael vende gli oggetti rubati al suo cliente. In quel momento Zoe si prepara a portare a termine la sua missione e mette l'orsacchiotto in una borsetta, arriva in ufficio ed entra. Lascia la borsetta sul pavimento e, notando l'ingresso di alcune persone, decide di prendere la borsetta e di andarsene. Michael rimane fuori a guardarla, mentre parla agitatamente con il suo ragazzo. Pensando che si tratti di qualcosa di importante, Michael le ruba la borsa mentre lei è distratta. Il suo fidanzato viene aiutato da alcuni scagnozzi. Sono preoccupati che il piano non vada in porto, ma lui assicura loro che risolverà tutto. Michael controlla la borsa e trova l'orsacchiotto, ma non sa che contiene una bomba. Poi il fidanzato di Zoe la chiama al telefono e Michael risponde. Pensa che sia solo un regalo e getta via il peluche. Ben presto la bomba esplode, uccidendo 4 persone. Michael si guarda intorno confuso e fugge. Dopo l'incidente, il ministro degli interni assicura i giornalisti e il pubblico che le autorità troveranno i terroristi. Più tardi scopriamo che una telecamera di sicurezza è riuscita a fotografare il volto di Michael. Altre telecamere di sicurezza confermano che è stato Michael a far esplodere la bomba. Le autorità francesi lo etichettano come responsabile e lo mettono sotto sorveglianza della CIA a Parigi. Il giorno dopo, Michael scopre di essere ricercato dalle autorità francesi e di dover fuggire il prima possibile. Quando l'agente della CIA Sean Breyer viene a sapere di Michael, si precipita a cercarlo. Avendo localizzato il suo telefono, Sean e la sua squadra riescono a trovare facilmente l'appartamento di Michael. Michael prende tutti i soldi e si prepara ad andarsene, ma vede Sean e decide di fuggire dalla finestra. Sean entra nel suo appartamento e lo segue sui tetti. Dopo aver attraversato diversi edifici, entra in una casa, ma Sean riesce a fermarlo per un momento. Tuttavia il proprietario della casa si intromette e l'uomo riesce a fuggire. Sean riprende l'inseguimento sui tetti e arriva a un supermercato. Michael esce e indossa una giacca rubata. Anche Sean arriva all'esterno e comincia a guardarsi intorno. Michael ruba un motorino e sta per andarsene, ma Sean lo cattura. Tornando a Zoe, lei è di nuovo a casa del suo ragazzo e confessa che qualcuno le ha rubato la borsa. I sicari chiamano l'uomo e gli dicono di trattenere Zoe perché vogliono parlarle. Quando li vede arrivare, le dice che vogliono ucciderla e le dice di fuggire da Parigi. Sean porta Michael nella stanza degli interrogatori segreti, il quale dichiara che non sapeva che la borsa che aveva rubato contenesse una bomba. Rivela anche il nome di Zoe, dicendo che un certo uomo ha chiamato il suo telefono. Dichiara di essere un ladro professionista e viene sfidato a rubare il portafoglio di Sean. Riesce a rubare i soldi dal portafoglio e rimetterli in tasca a Sean. L'agente della CIA è stupito, ma non lo dà a vedere. Mentre Michael torna al suo posto, ruba il coltello appoggiato sul tavolo. Altrove, gli scagnozzi cercano Zoe in città per ucciderla, perché ora è una testimone che sa troppo. Il gruppo rintraccia il suo telefono e arriva alla stanza degli interrogatori segreti. Sean va a controllare le telecamere di sorveglianza e nel frattempo Michael usa il coltello per liberarsi. Sean saluta gli scagnozzi, che mentono dicendo che devono consegnare un pacco a Zoe. Dice che hanno sbagliato indirizzo e mentre stanno per andarsene, gli scagnozzi individuano Michael. Sean combatte gli scagnozzi mentre Michael scappa. Insieme i malviventi riescono a sottometterli e poi a scappare. Un agente della CIA trova il cliente di Michael e chiede informazioni su di lui. Sean in macchina informa i suoi colleghi che Michael è fuggito. L'altro agente della CIA dice che devono trovare Michael prima che le autorità francesi si accorgano che stanno lavorando sul loro territorio. In quel momento Rafi, il capo degli scagnozzi, progetta di organizzare un altro attacco terroristico. Discutono di come, se il gruppo si atterrà al piano di fondere il disordine, otterrà un pagamento di 500 milioni di dollari da una banca sul loro disco criptato. Successivamente si scopre che il ministro degli interni francese è leader del gruppo di mercenari. Quindi paga i mercenari per fingere di salvare le persone in una moschea da una bomba da loro installata, solo per guadagnarsi la fiducia del popolo francese. Di conseguenza le persone nella moschea vengono accusate di essere gli attentatori, anche se sono del tutto innocenti. Il piano funziona, tutti i media parlano di questo incidente e Michael continua a essere il sospettato numero uno, mentre Michael si reca dal suo cliente, che considera come suo padre. Giura di non avere nulla a che fare con la bomba e l'uomo lo porta in una stanza, dicendogli di aspettare. Il suo cliente chiama la polizia e la squadra di mercenari di Rafi sta arrivando per catturarlo. Michael si accorge che tutte le porte della stanza sono chiuse a chiave e scorge le autorità all'esterno. Trova una fessura nel muro e scappa attraverso di essa. Quando i mercenari non lo trovano, picchiano duramente il suo cliente, pensando che abbia mentito. Rafi nota la sedia che nasconde il buco e capisce che Michael è fuggito. Poco dopo Michael esce e un cecchino attende il permesso di sparare, ma fortunatamente Sean lo prende in macchina. Rafi e la sua squadra salgono a bordo dei loro veicoli e li inseguono.
L'agente della CIA porta Michael al rifugio dell'amico di Zoe, Paul, che vive con i suoi amici. Paul si rifiuta di consegnare Zoe e lei e i suoi amici fuggono in moto dopo aver bruciato l'auto di Sean. Michael e Sean sono costretti a rubare l'auto di qualcuno e raggiungono il bar dove lavora Paul. Michael entra nel bar e provoca una rissa, rubando un cellulare a una persona e mettendolo in tasca a un'altra persona. Poi ruba i documenti di Paul e scoprono l'indirizzo del suo appartamento, dove risiede anche Zoe. Quando irrompono nell'abitazione, Zoe prende in ostaggio Michael puntandogli il coltello alla gola. Brian la disarma e interroga Zoe sulla posizione della prossima bomba e su chi l'ha creata. La donna rivela che l'uomo che conosceva si chiamava Jean e che una relazione con lei le dà il suo indirizzo. Mentre si recano da Jen, i tre vengono raggiunti da Rafi e dai suoi scagnozzi che scendono dall'auto e li minacciano con le pistole. Sean dice a tutti di abbassare la testa e si allontana mentre Rafi spara alla macchina. Nel frattempo la situazione a Parigi sta peggiorando poiché aumenta il numero di ribelli contro il partito nazionalista. Sean e i due arrivano alla residenza di Jen ma scoprono che si è impiccato. Zoe scoppia in lacrime e Michael la porta via. Sean trova il suo documento d'identità che rivela che Jen era un agente di polizia sotto copertura. Chiama la sua collega Karen, agente della CIA, e la informa che i disordini in città sono stati organizzati da qualcuno. Karen incontra il ministro dell'interno e informa che sono state le autorità francesi a preparare la bomba, senza sapere che in realtà è lui la mente di tutto. Karen lo informa di Sean, Michael e Zoe e le chiede di portarli al sicuro. Sapendo che Karen è ora una testimone, le spara a bruciapelo e ordina a Rafi di andare a catturare Sean, Michael e Zoe. Il trio attende il veicolo inviato da Karen pensando di essere al sicuro. Tuttavia, mentre sono in viaggio, Zoe si accorge che una delle due persone all'interno del furgone è uno degli scagnozzi di Rafi. Quando gli scagnozzi stanno per ucciderli, scoppia una rissa. Sean riesce a uccidere tutti e rubare il furgone. Nel frattempo viene un attacco alla banca e Sean, insieme a Michael e Zoe, vi si recano. Sean si traveste da poliziotto per infiltrarsi nella banca. Mentre i mercenari disattivano le telecamere di sicurezza e iniziano a rapinare la banca, Sean uccide due scagnozzi ed entra nell'edificio. Rafi trasferisce 500 milioni di dollari su disco rigido all'interno del cavò. Sean entra nella banca e inizia a sparare agli scagnozzi che cercano di fermarlo. Quando Michael e Zoe si rendono conto che Sean ha bisogno di aiuto, scendono dal furgone e corrono tra i poliziotti e i manifestanti, creando il caos. I manifestanti sfondano la porta della banca ed entrano all'interno. Nel frattempo, Sean riesce a eliminare tutti i mercenari nella sala principale ed entra nel cavò. Ingaggia un confronto con Rafi lo scagnozzo nel cavò, uccidendo lo scagnozzo, ma permettendo a Rafi di fuggire. Quando il ministro degli interni si rende conto che i suoi uomini sono sopraffatti, chiama Rafi per annullare il trasferimento di denaro, ma quest'ultimo si rifiuta. Di conseguenza, il ministro si rifiuta di sostenerlo ulteriormente e Rafi minaccia di ucciderlo per il loro attacco se viene catturato. Rafi esce dal cavò e Michael ruba l'hard disk su ordine di Sean. Quando si accorge che l'hard disk è stato rubato, Rafi prende in ostaggio Zoe e minaccia di ucciderla. Sean spinge Michael a terra proprio mentre Rafi è pronto a sparargli, ma gli agenti aprono il fuoco su Rafi, uccidendolo su ordine del ministro degli interni. Michael fugge dalla banca, mentre Sean si riprende dalle ferite d'arma da fuoco. Michael incontra il ministro degli interni in chiesa, dove chiede un passaporto, biglietti aerei per il Brasile e 100.000 dollari in contanti in cambio dell'hard disk. Una volta consegnato l'hard disk al ministro, i due procedono verso il tunnel, dove si trovano i presunti 100.000 dollari in contanti. Il ministro punta una pistola contro Michael, ma Sean arriva, punta la pistola contro il ministro e spara a Michael. Quando gli altri agenti arrivano e arrestano il ministro, Michael si alza in piedi e rivela di aver finto la sua morte, indossando un giubbotto antiproiettile. Infine, Michael consegna l'hard disk a Sean. Se ti piace questo genere, ti consiglio di vedere il video. Decidono di rubare in casa, ma non sanno che il proprietario non è un operaio qualunque.